chiedendo un'analisi della partita che parte appunto dal fatto che a lei i numeri, gli antefatti interessavano poco, però insomma per una piazza che era 27 giornate che non vinceva più, certo non sono tutte sue, però è importante anche per quelle, insomma rompe un po' l'assedio, la pressione questa cosa. A parte il passato, era importante fare una partita di spessore qui a Venezia. I ragazzi, l'ho detto sempre, io li difendo perché li vedo lavorare, poi ripeto, con i loro pregi, con i loro difetti, però è una squadra che ha sempre lavorato, ha sempre in mente di far meglio e oggi l'ha dimostrato. A dimostrazione sono anche il Dickman, i Bianchi, i Gonzalez sono subentrati, a testimonianza che questa è una squadra che lavora bene insieme, stanno bene insieme e se capiscono dove bisogna fare qualcosa in più, e oggi hanno dato dimostrazione che quando c'era da giocare hanno giocato il primo tempo, quando c'era da lottare hanno lottato il secondo tempo, hanno portato a casa tre punti importanti meritati. Un primo tempo quasi perfetto, il quasi sta perché non abbiamo raddoppiato avendo un paio di opportunità importanti, il secondo un po' meno, ci siamo abbassati, però non abbiamo rischiato. Venezia ti costringeva ad abbassarti perché ha messo la terza punta, la quarta punta, quindi quando metti la palla lunga e sei costretto a scappare, sei costretto anche a indietreggiare, però abbiamo rischiato zero. Tozzo credo che abbia fatto un paio di uscite, di tiri in porta non ce ne sono visti, invece noi abbiamo sfruttato male qualche contropiede, bene quello di Pablo che ha fatto un gran gol. Peccato per l'espulsione di Faragò, per questo non sono contento, e per il rigore alla fine, perché sarebbe piaciuto che i ragazzi fossero usciti senza aver subito gol. Senta, non so se è una riflessione a tuo giornalistico, ce la passi, può essere la svolta, no, anche se parla, per lei mai non ha voluto questo concetto? Si parla di svolta, si parla di lavoro quotidiano, di partite settimanali, noi attraverso il lavoro, attraverso settimana dopo settimana possiamo costruire il nostro futuro. Non si parla di svolta, perché poi si parlava di svolta dopo Pavia. Voglio vedere questa settimana se i ragazzi hanno fatto tesoro della partita di Sassari, della settimana di Sassari, e che già dal fischio finale dell'arbitro oggi stiano già pensando alla partita successiva. Quella capacità di aggredire insomma l'avversario nel primo tempo, e avete rubato insomma decine di palloni nella tre quarti, è proprio uno dei suoi marchi di fabbrica su quale ha insistito in settimana e su cui ha parlato in conferenza stampa. Non è tanto di rubare la palla, la ferocia, l'aggressività, a volte anche la presunzione, fuoco negli occhi, fuoco dentro, e oggi i ragazzi hanno recepito il messaggio, ma ci deve accompagnare per tutto il campionato, non deve essere una giornata sporadica questa. Ha lavorato, da quello che dico, che ha visto gli allenamenti in settimana, tutta la settimana, per un modulo che prevedeva appunto i tre centrocampisti centrali. Ieri si è infortunato Miglietta, che sembrava recuperabile. Ha mantenuto lo stesso modulo anche per dare un messaggio alla squadra, insomma, non si cambia atteggiamento a seconda degli uomini e c'è possibilità per tutti. Ma no, a parte c'è possibilità per tutti e lo sanno i ragazzi. Non è tanto per dare certezze alla squadra, perché poi le certezze ce l'hanno già loro. Non è una questione neanche di numeri né di modulo, è una questione di atteggiamento, di fuoco negli occhi, quello che ho parlato durante la settimana, che i ragazzi hanno capito per poter fare quel salto in avanti in più che ci manca fino ad oggi. Perché vedete ragazzi, se siete contenti dei 10 punti che ci abbiamo in classifica, e siete convinti che non meritavamo questi 10 punti, dovete avere il fuoco dentro ed essere come se fosse punti nell'orgoglio. Forse i ragazzi oggi si sono sentiti un pochettino punti nell'orgoglio e hanno dato fuori una prestazione importante secondo me. Mister, lei parla poco dei singoli, però una nota di merito ai due esordienti al primo minuto, soprattutto i due giovanissimi, Bianchi un po' meno, però Dickman, classe 96, su quella fascia sembrava un veterano. Se io schiero un calciatore vuol dire che ho la piena fiducia, e Dickman l'ha dimostrata una partita importante ad Alessandria, è entrato 10 minuti, sembrava un veterano, l'ha dimostrato anche sabato con il Bassano, non avevo dubbi che avrebbe fatto una grande prestazione. Adesso deve cominciare a crescere e sentirsi importante come lo sono tutti i calciatori di questa squadra. È un giocatore maturo per questa categoria.